Buongiorno a tutti e benvenuti a questo podcast settimanale. Allora, direi che il tema del momento è quello che, sollevato dall'inflazione, che è ben presente tra l'altro nella vignetta di questo podcast, anzi, invito tutti, visto l'ennesima bellezza di vignetta che abbiamo, a mettere un like proprio anche per Socil, che è l'artista che con me ogni settimana produce e disegna soprattutto queste splendide vignette ironiche. Beh, diciamo, è stata l'inflazione a scatenare di nuovo un po' l'attenzione sui tassi di interesse e quindi sul contesto legato a eventuali ulteriori aumenti dei tassi oltre a quelli già previsti da parte delle banche centrali. Tutto ciò ha scatenato un po' un putiferio, specie in Europa, dove addirittura la Bundesbank ha sferzato la BCE dicendo: ehi, aumentate i tassi di più di quello che state facendo e poi fate il tightening, che vuol dire drenare via la liquidità, no? Questa è un po' l'idea. E sappiamo tutti che la Bundesbank è più falco degli altri paesi, anche perché la situazione tedesca magari richiede un po' di intervento. La Germania in questo momento è un po' più in difficoltà, ma insomma, tutto sommato questo resta un tema, e il tema si scatena proprio là dove ci sono le obbligazioni. E allora, sulle obbligazioni direi che ci sono alcune cose molto importanti da dire. Innanzitutto diciamo che per il Bund siamo su rendimenti che non si vedevano dal 2011, quindi siamo su minimi dell'obbligazionario che non si erano mai visti prima, mentre per ora tiene il minimo del bond americano di ottobre. Ricordiamo che se dovessimo andare a riscrivere nuovi minimi dell'obbligazionario, soprattutto dell'obbligazionario americano, ci conterebbe riazzerare quel contatore che ci dice che storicamente al bottom dell'obbligazionario poi sussegue anche un bottom azionario, ma magari tra 3-9 mesi dopo, 3-6-9 mesi dopo, comunque a una certa distanza. Detto questo, detto che magari riaggiorneremo la situazione, questo sembra essere proprio il momento dell'obbligazionario. Interessi elevati, come non si erano visti sovente di recente, abbiamo detto del Bund, ma interessantissimo anche il tasso sopra il 4% per il decennale americano, interessantissimo anche il tasso del BTP italiano, insomma, che naviga decisamente sopra il 4,5%. Ecco, in un contesto del genere, di nuovo, esattamente come succede sull'azionario, emerge il contrasto tra chi è trader e chi è investitore. Perché? E sulle obbligazioni, se posso dire, forse in maniera anche più marcata. Perché un trader in obbligazioni, tipicamente, probabilmente non ha ancora, diciamo così, trovato l'innesco per andare ad acquistare sul mercato. Perché? Beh, perché l'obbligazionario in questo momento è un coltello che cade, e un trader del momentum, cioè del market timing, fa tutto. Quindi un trader non può permettersi di acquistare un coltello che cade col rischio che magari di lì a poco si ritrovi in pesante perdita. Il trader deve cogliere il momentum, che è lo slancio, che è l'inerzia, ma quando è nel verso che intende lui. Quindi ci vuole eventualmente per un trader che il mercato obbligazionario dia una svolta, e allora a quel punto può pensare di entrare. Molto diverso invece il discorso per l'investitore. L'investitore ragiona a lunga gittata, specie sull'obbligazionario, dove l'investitore tipicamente compra per portare a scadenza. Comprare per portare a scadenza vuol dire che si riavrà il nominale 100 alla data di scadenza dell'obbligazione, e nel frattempo si incasseranno tutte le cedole. Ecco, questo è un momento molto particolare. Perché? Perché qualche investitore potrebbe già trovare tra Bund molto sicuro, AAA, o BTP un po' meno sicuro, ma certamente, e proprio per questo motivo, anche più remunerativo, tra virgolette, da questo punto di vista, oppure se uno vuole stare in valuta dollaro anche il bond americano, ovviamente accollandosi il rischio del cambio, offrono già rendimenti che per un investitore possono cominciare ad essere interessanti. E l'investitore non è detto che debba avere una cartuccia sola, ha un orizzonte temporale lungo,
e allora può cominciare magari ad assaggiare, no? E poi magari assaggerà anche con tassi di interesse più elevati, se ci si arriverà. Certamente l'investitore non ha bisogno di raccogliere il bottom del mercato. Perché? Perché è molto difficile farlo. Perché quello che succede è che l'altra volta, quando il mercato è andato giù, molti aspettavano il 5% di rendimento per entrare. Non è successo, il mercato poi rimbalzò forte da ottobre in poi e questo qualcuno magari non è nemmeno mai poi entrato, perdendosi una grande opportunità. Oggi invece magari al 5% si potrà anche arrivare, nessuno lo sa evidentemente, ma ho la sensazione che se anche ci arrivassimo, quel qualcuno a questo punto si aspetterebbe magari il 5,5%, cioè siamo un po' tutti portati ad aspettarci delle cose che se poi non arrivano non le facciamo, o se ci arrivano ci preoccupiamo e allora alziamo l'asticella dell'ambizione. Io dico che un investitore che guarda lontano può mettere un po' di fieno in cascina già con questi rendimenti e magari con altri anche migliori e costruirsi una posizione lunga nel tempo. Evidentemente è più facile per un investitore agire in questo senso, perché poco gli importa se anche poi nel durante magari soffrirà un po' di perdita da trading virtuale, evidentemente, perché lui guarda alla scadenza. Ecco, questo deve importare poco. L'importante è che sia soddisfatto del tipo di rendimento che è andato comprando da lì alla scadenza. Evidentemente per un trader è molto diverso. Il trader non può permettersi emotivamente di vedere perdite troppo significative, se non poi deve andare ad applicare lo stop loss. E allora gli conviene aspettare che questa tendenza del coltello che cade cessi, che si inverta la tendenza, e non sappiamo quando sarà, ovviamente dipenderà anche molto dalle scelte delle banche centrali e molto dall'andamento dell'inflazione. E allora a quel punto il trader poi potrà entrare e fare il suo trade, altrimenti rischia di farsi male, ma poi evidentemente ognuno fa un po' come gli pare. A me premeva in qualche modo ribadire questa grande differenza che c'è tra trader e investitore, che emerge sull'obbligazionario forse anche più che sull'azionario medesimo. Attenzione a non commettere la madre di tutti gli errori, che è quella di comprare da investitore e aspettarsi ritorni da trader. Questo è molto difficile che succeda ed è quello che disarma i più e che costringe molti che invece hanno comprato in ottica di trading a trasformarsi in investitori di lungo periodo. Per questa settimana è tutto, ancora complimenti alla disegnatrice, alla prossima, ciao!